Buongiorno, come mai il governo ha scelto la misura delle navi per la quarantena per i migranti, per portarli via dai centri? Da dove nasce questa scelta? La scelta nasce dall'esigenza di garantire anche le comunità locali, perché le navi quarantena servono appunto per tenere 14 giorni fermi i migranti che arrivano sul nostro territorio, proteggendo le comunità che erano ovviamente in preoccupazione, visto che siamo in epoca di pandemia. Quanto costano, Ministro? Lei avete fatto un piano? È stata fatta una gara dalla Protezione Civile, quindi ci saranno dei costi ovviamente, ma costi che ci sarebbero stati egualmente, seppure in misura minore, se fossero stati sul territorio, ma certamente con una garanzia maggiore, quindi c'è una maggiore sicurezza. C'è chi dice che portare via le persone dalla terraferma e metterle su una nave potrebbe, insomma, essere fatto solo per calmare le proteste delle persone anche in vista della tornata elettorale. Guardi, non è assolutamente così, perché ci sono regioni dove non si vota, dove noi non abbiamo mandato le persone, quindi è un discorso di carattere generale per garantire la sicurezza di tutti i territori. Non c'è convenienza elettorale, secondo lei? Guardi, dal mio punto di vista, io poi, non essendo un politico, faccio un ragionamento di sicurezza dei territori.